Il documentario che vedrete illustra la pittura del gruppo Cobra. Cobra è un gruppo di pittura d'avanguardia che è nato nell'immediato dopoguerra. Il nome deriva dalle prime sillabe di Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam, tre città in cui vivevano i pittori che si sono associati in questo progetto e in questa pratica. Sono pittori, diciamo, espressionisti, per intenderci. L'origine in fondo è Van Gogh, è cioè quella pittura così intensa, quella gestualità così forte sulla tela, che passerà poi attraverso tutto il secolo nella pittura che noi chiamiamo espressionista. La pittura espressionista è proprio la pittura in cui in fondo il gesto del pittore diventa particolarmente importante, tanto che la pennellata che lo registra appare in grande evidenza sulla tela. Ed è proprio uno dei primi segni dell'affiorare dell'espressionismo nella pittura contemporanea. Quando il tessuto della pittura mostra il segno della pennellata, ma non la superficie dipinta regolare, in cui non distinguete il segno della singola pennellata, ecco, a quel momento incomincia veramente la pittura espressionista, che ha i suoi precedenti, evidentemente, sì, fino a Tiziano, se volete, quando davvero la materia pittorica incomincia a muoversi con tanta intensità. Il gruppo di Cobra porta avanti con grande forza questa idea. Ha dei contenuti rivoluzionari, se volete. C'è questo tentativo di opporre alla cultura accademica di quel momento, invece, dopo che però era già peraltro avvenuta a Parigi tutta la grande pittura dell'avanguardia, comunque di opporre all'Accademia della pittura, che nonostante tutto si era riaffermata, una nuova ondata di volontà rivoluzionaria, volontà di scardinare quelli che erano i modelli della pittura tradizionale. Il fatto è che in realtà poi si vede sempre come questa ambiguità va avanti. Quando nel momento in cui un pittore vuole dimostrare sulla tela questa intensità della sua rivolta, nello stesso momento in fondo la sua pittura acquista una fragranza, una sensuosità così forte che finisce poi per sovrapporsi a questo intento all'inizio così, così violento, così rivoluzionario. E questo è un po' quello che è successo al gruppo Cobra. Partito per mostrare la violenza di un gesto rivoluzionario, la pittura del gruppo Cobra finisce poi per elaborare un tessuto pittorico di grande gradevolezza, di grande addirittura piacevolezza, tra virgolette, gastronomica. È come se fossero colori che viene voglia di mangiare, di annusare, di toccare. E questo è proprio anche il destino finale poi dei pittori del gruppo Cobra, che finiscono poi tutti per ridursi in fondo alla ripetizione di un gesto che non è più rivoluzionario, ma che è soltanto di felicità pittorica. Secondo lei la nascita del movimento Cobra è stato un avvenimento importante negli anni del dopoguerra? Per me è stato sicuramente importante. Tutti noi avevamo molto entusiasmo. E l'entusiasmo veniva dalla rivolta, dall'impeto di risvegliare la società, dal letargo e dall'apatia. A quell'epoca la gente era assopita, certo. C'era un senso generale di torpore, di apatia. Stare svegli significa essere costantemente vigili, vivaci, lucidi. Significa guardare la realtà con occhi onesti e limpidi. Significa osservare se stessi e tutto quello che ci circonda senza farsi schiacciare dalla routine. Rimanere svegli significa far uso della propria intelligenza, personalità, intuito ed istinto. Significa essere ricettivi a tutto. Era questo ciò che si prefiggeva il movimento Cobra? Narra la storia del movimento Cobra. Cobra nacque poco dopo la Seconda Guerra Mondiale come movimento artistico rivoluzionario, come rivolta contro l'ordine culturale esistente. La nostra storia comincia in un quartiere di Copenaghen, con una visita a Henry Hirop, il grande vecchio della pittura e della scultura danese.
Realizzerà una scultura con questo materiale? Sì, potrei utilizzare questo materiale per fare una scultura. Bisogna dire che non ce ne sono molti di materiali che mi ispirano. Stiamo girando un documentario sul movimento Cobra. Cosa significa per lei oggi quel movimento? In me evoca solo il ricordo di partecipazioni a qualche mostra con amici, nient'altro. I membri di Cobra furono un vero e proprio vento di cambiamento e di novità nel mondo dell'arte, specialmente tra gli artisti olandesi. Chi era l'artista che la interessava di più? Con chi aveva maggiori contatti? Non avevo molti contatti con gli altri, a dire il vero. Realizzavo le mie opere cercando di dare il meglio di me. E se agli altri componenti del gruppo piacevano, venivano esposte. Non scambiavate opinioni tra voi? No, perché quando non si parla la stessa lingua è difficile sollevare argomenti seri. Henry Hirup è nato nel 1908. È l'esponente più anziano di Cobra ed è forse quello che fra tutti è cambiato di meno in questi anni. Continua a vivere e a creare le sue opere come facevano in quel periodo tutti gli artisti del movimento Cobra. Cobra fu un movimento di artisti specialmente costituito da pittori. Per spiegare la sua importanza è necessario tornare agli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Anni di depressione, di fame, di umiliazione, anni di guerra e di oppressione. Poi arrivò la pace, ma al contempo vennero ristabilite le norme e i valori del periodo prebellico. Molti giovani si accorsero veramente dell'avvento della liberazione solo qualche anno dopo, quando apparvero sulla scena i poeti e i pittori sperimentalisti. Cobra rappresentava una voce che si levava a favore della libertà, una resistenza contro il grigiore della guerra fredda. Rappresentava l'appagamento dell'impulso creativo, una rivolta contro la restaurazione politica e culturale. Fu proprio Cobra a guidare il moto di liberazione. In Olanda, Cobra fu Constat e la sua sentenza di morte comminata contro l'antica cultura formale e classicista. Fu il poeta Lucibert a smascherare la sterile estetica con cui era cresciuto in Olanda. La bellezza, ha scritto Lucibert, ha bruciato la sua faccia. Cobra, per la nuova generazione, fu sinonimo di Carol Happel, figlio di un lavoratore della classe media e ideatore di un'esplosione di creatività nuova che rompeva nettamente con la tradizione. Ecco un breve filmato degli anni 60 su Carol Happel. Oggi, a 30 anni di distanza, condivido pienamente il suo modo di concepire il materiale. Vale anche per me, anche se esiste qualche leggera differenza. Appel ha sempre concepito il materiale in senso letterale, come un fitto strato di vernice. Ma anche una linea sottile di vernice è materiale e l'intero concetto può essere esteso ulteriormente. Inizialmente si trattava di una situazione sperimentale perché stavamo esplorando un territorio a noi sconosciuto. Fino a quel momento consideravo le mie opere pitture. In seguito ho cominciato a mischiare il materiale. È diventato più vigoroso e ho imparato a dipingere in modo più corporeo, accumulando gli strati di vernice. Questo risale al 1953. Le mie tele divennero più spesse e più violente. Il materiale dominava progressivamente le mie opere, mentre l'immagine veniva relegata sempre più sullo sfondo,
senza mai diventare un'immagine astratta. Le opere dei nuovi pittori sperimentalisti rappresentano una rottura con la tradizione. L'educazione artistica impartita dalle accademie olandesi era puramente tecnica. Tutto era rimasto uguale fin dal XIX secolo. I movimenti sorti negli altri paesi avevano già compiuto enormi progressi nell'evoluzione dell'arte, il surrealismo, il cubismo, l'arte astratta, ma nessuno aveva mai valicato i confini dell'Olanda. Le sue accademie d'arte non erano interessate all'arte moderna. L'Accademia era molto riluttante a qualsiasi modernismo. Ritengo che nel frattempo la situazione sia un po' cambiata, ma allora non era così. Ricordo ancora un professore dell'Accademia di Amsterdam che una volta affermò: Matisse è un pittore relativamente in gamba, mentre Van Gogh non sa affatto disegnare. È negato per il disegno. E questo era un uomo che teoricamente avrebbe dovuto insegnarci cos'era l'arte. Copiavamo i busti in gesso, oppure dei modelli reali, e il professore si chiamava Röhling. Veniva a osservarci solo per controllare se il nostro disegno fosse sufficientemente naturalista. Gli studenti erano tutti molto simili fra loro, tutti figli di famiglie agiate che erano fuggiti dall'occupazione tedesca. Non si parlava affatto di arte moderna. La storia dell'arte arrivava fino all'impressionismo, ma non ci veniva spiegato nulla, nemmeno dei suoi principali esponenti. Ci insegnavano soltanto l'arte classica europea. Non si studiava Picasso? Non è stato mai neanche citato. Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il pittore Constat si trova a Parigi. Qui, culla internazionale dell'arte moderna, egli incontra Asger Jorn, un importante esponente del gruppo di artisti danesi. Gli incontri di Constat con questi scultori e pittori danesi sono per lui una rivelazione. I miei rapporti con Asger Jorn risalgono al 1946. I pittori moderni danesi si autodefinivano sperimentalisti e noi abbiamo preso a prestito il nome dai danesi. Il gruppo era già molto attivo durante la guerra e lavorava con uno spirito d'équipe. Il gruppo infatti nacque come contrapposizione alle idee di un altro movimento di artisti preesistente, il gruppo Linien, che in danese significa linea. Gli artisti che si erano uniti contro il formalismo di Linien dettero vita a un gruppo di arte astratta chiamato Elsten, che significa cavallo dell'inferno. Ma lei non dipingeva già secondo i canoni dello sperimentalismo poco dopo la guerra e prima di entrare in contatto con gli artisti danesi? Lei parte dal presupposto che esisteva già un gruppo in Olanda, ma non è così. Incontrai Appel e Cornell solo nel 1948, cioè 2 anni dopo Asger Jorn. Mi recai in Danimarca nel 1947 con Cornell e Constant. Era la prima volta che potevo osservare da vicino la pittura danese e la trovai immediatamente molto bella ed evocativa. Era come la rappresentazione di una favola scandinava. Il migliore di quegli anni era Carl Henning Pedersen. Una settimana dopo conobbi Hirup e l'incontro con lui mi riempì di soddisfazione, anche perché finalmente avevo trovato un artista che si occupava delle mie stesse problematiche. In quel periodo io cercavo di trasformare il legno o altro materiale in oggetti, come dicono i francesi, objet trouvé. Hirup non era contaminato dalla mitologia scandinava. Egli creava oggetti reali, sculture reali, ottenute direttamente dalla materia. Anche le pitture venivano realizzate con superfici piane, evitando rilievi troppo marcati. Su di essi Hirup scriveva note musicali, melodie, arie. Così la tela non veniva spiegata con le parole, ma attraverso i suoni del flauto. Ho trovato questa modalità artistica estremamente originale e innovativa. I danesi sono molto abili e sanno usare sapientemente il colore, o almeno alcuni di loro. Le opere di Pedersen rimangono per me dei capolavori. Ogni tela racconta una fiaba. In seguito conobbi anche Jorn a Parigi. La prima sensazione che ho avuto fu che le sue opere fossero troppo simili a quelle di Paul Klee e Miró.
A mio avviso Jorn, solo in seguito, ha avuto un percorso autonomo. Ma intanto il movimento Cobra non c'era più. Esatto. Diversamente dall'Olanda, la Danimarca non è un paese ricco di contraddizioni o diviso da gap generazionali. La tradizione qui è molto importante e la natura svolge un ruolo vitale nella vita del paese, insieme alle favole e alle leggende del passato. La natura domina sulla cultura e costituisce il legame per appianare le divergenze di opinioni. Le nuove generazioni di artisti sono condizionate dalle antiche tradizioni. Più che in Olanda, qui l'arte classica è in armonia con il modernismo e non preclude i contatti con le nuove forme artistiche. Già nell'ultimo decennio del secolo scorso si tenne una grande mostra di Van Gogh e Gauguin. Nel periodo successivo, la Danimarca fu fortemente influenzata dalle nuove tendenze artistiche, quali l'espressionismo, il surrealismo, il cubismo e l'arte astratta. Eiler Bille è uno dei fondatori, nel 1934, del gruppo Lenin ed è uno dei protagonisti dell'avanguardia della pittura europea. Negli anni successivi, egli diventò uno dei precursori del movimento che poi avrebbe preso il nome di Cobra. Un grande pittore come Edvard Weij, in Danimarca, aveva già individuato nell'espressionismo una forma di liberazione. Chiaramente il movimento Cobra era di carattere internazionale, ma in Danimarca fu reso possibile da quello che avvenne nel decennio compreso tra il 1934 e il 1944. Kandinsky e la problematica dello spazio, la superficie piana della pittura, il movimento Bauhaus, in cui insegnava Kandinsky, e Paul Klee. Questo terreno prepara la futura liberazione che tutti stavamo aspettando. La libertà di espressione artistica andava ricercata in una maggiore spontaneità, nel dare meno importanza all'artificio e in un più frequente ricorso alla naturalezza. Ma allo stesso tempo essa richiedeva la stessa precisione. Il principio che ci animava era considerare l'arte creativa come nei disegni infantili, in cui il bambino non esita a tracciare una linea o a impiegare un determinato colore. Ci rendemmo conto che i bambini davano libero corso ai loro sentimenti più genuini, alla loro mentalità e al loro mondo di esperienza. L'impatto di questa consapevolezza per noi fu tale che non solo non lo dimenticammo, ma cercammo di trasmetterlo in seguito anche al gruppo Helsten. La transizione verso l'arte popolare e l'arte più in generale è la continuazione di quella curiosità, ispirazione e immediatezza che si può ritrovare nei disegni dei bambini. Vi consideravate degli innovatori negli anni 30? Linien fu la prima mostra di arte astratta in Danimarca. La sua apertura risale al 1934 e provocò un vero scandalo, ma in compenso attirò un gran numero di visitatori. Poco dopo fondammo la rivista che portava lo stesso nome, Linien, con cui presentammo per la prima volta in Danimarca artisti come Picasso. Picasso fu attaccato duramente in quel periodo dalle gallerie d'arte e anche dalla Galleria Nazionale. La nostra rivista dedicava articoli a Klee, Giacometti, Miró, al poeta Paul Éluard e a molti altri ancora. Questo era Linien. Per la prima volta l'arte moderna internazionale, e in particolare quella francese, veniva pubblicata su una rivista d'arte. Nel 1938 nacque il gruppo Helsten, i cui lavori influenzeranno in seguito anche il movimento Cobra.
hvor faktisk at de billeder, vi lavede på det tidspunkt, allerede kan accepteres af Cobra. Negli anni 30, gli anni che precedettero la guerra, i giovani pittori danesi realizzarono delle opere che mettevano in luce la forte influenza delle nuove correnti pittoriche sorte in quel periodo in Europa. Rispetto ad altri paesi europei, l'Olanda era una nazione arretrata. La rivoluzione dell'arte moderna passava inosservata. Figure letterarie di spicco come Ter Braak e Duperron intrattenevano una nutrita corrispondenza in cui venivano fatti i nomi di diversi pittori, ma tra questi non figuravano i maggiori esponenti della pittura a loro contemporanea, quali Kandinsky, Miró, Klee e lo stesso Picasso. Anche dopo la guerra, negli anni 50, Picasso era ancora considerato un ciarlatano e un impostore. Già negli anni prebellici e durante il conflitto mondiale, i pittori e gli scultori danesi operavano secondo quelli che qualche anno dopo sarebbero stati definiti i canoni del movimento Cobra. In particolare artisti come Carl Henning Pedersen ed Henry Hirup. C'è un quadro che può essere considerato una pietra miliare, poiché contiene tutte le caratteristiche della pittura Cobra che fiorirà 10 anni più tardi. Il quadro si intitola Opening e l'autore Egil Jacobsen lo dipinse subito dopo l'invasione tedesca della Cecoslovacchia. Ci rendemmo conto che quell'avvenimento rappresentava un enorme pericolo, una mostruosa minaccia per tutta la nostra cultura. Politicamente a quel tempo ero schierato con i comunisti. Non ero un parlamentare, ma le mie idee erano comuniste. I comunisti che conoscevo erano molto interessati all'arte e con loro ci trovavamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sapevano riconoscere le nostre forme di espressione e apprezzavano il nostro desiderio di dipingere spontaneamente, prendendo a modello la pittura dei bambini e l'arte popolare. Per i comunisti queste scelte artistiche equivalevano a un avvicinamento in direzione di un'autentica arte socialista. Poi però le cose andarono diversamente, ma questa è un'altra storia. In termini pittorici, Cobra ebbe origine nella Danimarca prebellica. Fu una rivolta da parte di pittori spontanei contro la pittura accademica, contro il formalismo dell'atto pittorico e contro la sterilità dell'arte astratta. In termini politici e sociali, Cobra fu una protesta di sinistra, di ispirazione marxista, contro il fascismo e contro il capitalismo. Il principio che animava i suoi esponenti era che l'arte dovesse essere un'espressione spontanea, come l'arte infantile o quella delle culture primitive. Tutto era finalizzato alla liberazione delle forze creative che venivano riconosciute in tutte le persone. Il grande sogno di Cobra era quello di diventare una forma d'arte popolare. La creatività artistica è sempre stata la prerogativa di uno sparuto gruppo di individui all'interno della società. Marx lo ha sostenuto nella sua ideologia tedesca, come pure il filosofo e antropologo Malinowski. Cobra voleva ribadirlo. La cultura è appannaggio solo di pochissime persone. La creatività non è accessibile ai più. Sono sempre esistiti due tipi di arte, l'arte d'élite e l'arte popolare. Jorn e io eravamo mossi dall'intento di unire le due arti e quindi offrire un'opportunità all'arte popolare di entrare a far parte dell'arte con la A maiuscola. Questo intento era ancora più chiaro tra gli artisti danesi, dove l'arte popolare aveva un peso maggiore che in Olanda. E quello, secondo lei, era il programma del gruppo? Sì, quello era il progetto di Cobra in quegli anni e credo che valga ancora oggi. Non saprei. Personalmente non ho mai cercato di fare arte popolare, nonostante quello che hanno detto e scritto su di me. Ho sempre tentato di introdurre nell'arte della pittura delle nuove forme espressive. Si potrebbe dire che ho cominciato scarabocchiando su un foglio bianco come un bambino. Dopo la formazione classica, l'Accademia, il Rinascimento europeo, ho scoperto che potevo liberarmi di tutto questo retaggio facendo sgorbi come un bambino.
Poi però, ben presto, ho trovato una mia forma espressiva. Ho scoperto la mia dimensione artistica. Mi sono ritrovato uomo di mezza età, pittore maturo con alle spalle tre vite artistiche diverse. La mia vita può essere suddivisa in tre periodi, ciascuno dei quali è in realtà finalizzato al raggiungimento dello stesso obiettivo. Durante il periodo di Cobra, l'impegno di noi tutti era imperniato sui grandi temi della rivoluzione e della liberazione dell'uomo. Ma al di là delle intenzioni, quando cominciai ad analizzare la mia pittura, mi resi conto che in realtà ero un pittore d'élite, non un pittore d'arte popolare. Questo fu un punto d'arrivo molto importante, perché mi dissi che chiunque fossi, dovevo fare qualcosa, dovevo agire subito, prima che fosse troppo tardi. Così sono tornato a occuparmi di questi grandi problemi, ho riabbracciato le tesi rivoluzionarie. C'è un filo rosso che ricongiunge tutta la mia vita. Fin dal periodo di Cobra ho iniziato a lavorare in questa direzione. Quella è stata la mia principale esperienza di formazione dai tempi della guerra fino a oggi. Diversamente da altri esponenti di Cobra, ho sempre serbato in cuore il sogno del realismo socialista, per le sue idee, non per le sue forme. Cosa intende per realismo socialista? Come lo spiegherebbe? Forse dovrei dire realismo rivoluzionario. Realismo come prospettiva rivoluzionaria di una società migliore, diversa, più libera e umana. Nell'aprile del 1940 la Danimarca entrò in guerra. I tedeschi occuparono il paese senza grandi sforzi. Il re rimase al suo posto e divenne il simbolo della resistenza. Le forze d'occupazione agirono con minore violenza e repressione rispetto a quanto accadde in Olanda e all'arte fu garantito un ragionevole margine di libertà. In Danimarca non fu applicata la legge sulla censura. Gli artisti sperimentalisti danesi si raggrupparono intorno alla nuova rivista Ellestein. Qui prese corpo un movimento artistico fortemente anti-accademico, antiformalista e antifascista. L'arte degenerata, come definivano i nazisti tutto ciò che era arte moderna, fiorì in Danimarca sotto gli occhi delle forze d'occupazione tedesche senza particolari interferenze. Gli artisti poterono allestire mostre e pubblicare le loro opere. I divieti furono casi eccezionali e il processo di evoluzione artistica non conobbe quindi una vera interruzione, ma continuò a crescere. Fondatore e direttore di Ellestein fu il giovane architetto Dalman Holsen, che riuscì a ottenere la pubblicazione della rivista proprio durante gli anni dell'occupazione. Ma la vera anima di Ellestein fu il 27enne artista Asker Jorn. Sullo sfondo della resistenza clandestina contro i nazisti, Jorn scrisse regolarmente per il quotidiano comunista Landige Folk. Fu un pittore burrascoso e uno scrittore irrequieto di arte, filosofia e cultura danese. Come scrittore, pittore e ideologo, Jorn divenne uno dei principali esponenti del movimento Cobra postbellico. Jorn era una personalità estremamente dinamica. La sua esperienza artistica